Vieni a bordo e rifatti gli occhi, ragazzo. No, 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 col piede destro, mai con il sinistro. Porta male. Sali con il piede destro. Beh, solida. Già, leggera e agile. Arriva a 12 nodi se c'è vento. Non c'è nave da qui a Singapore che possa batterla. Che ne dici di portarla al largo e scoprire cos'è in grado di fare? Dove dovremmo andare? Al momento le servono dei cannoni e uomini in grado di usarli. Si salva immediatamente. Tranquillo, presto farò di te un vero lupo di mare. Le vele, su quel sortiame! Dateci dentro, forza uomini! Vediamo di spingerla in mare aperto! Ragazzo, è il tuo momento. Siamo su un'ottima rotta. Su, andiamo, non morde mica. Ora lo stai governando. Mezze vele! L'aquila è tornata a volare. La senti, ragazzo? Hai rotta per Martha's Vineyard. Troveremo armi e uomini laggiù. È una nave agile, ma più va veloce, più diventa ingovernabile. E più devi avere la mano ferma. Scatenati qui in mare aperto, prima di arrivare alle acque basse. Piega tutte le vele se vuoi. Prova vele spiegate! Vele spiegate! Il vento sta cambiando. Attento, Connor. Le raffiche sono difficili da gestire. A mezze vele! Ammainare a mezze vele! Punta verso le acque basse, ma evita le secche. I banchi di sabbia ci rallenterebbero soltanto, ma gli scogli ci aprirebbero lo scafo. Ma se devi virare in fretta, vai di mezze vele. Sarà più manovrabile così. Serve più velocità. Andiamo a vele spiegate. Mezze vele! Rallentare! Mezze vele! Occhio alle altre navi! Tieni la rotta e dovranno farti passare! Forza, spiegate le vele! Serve ogni nodo, vele spiegate! Vento contrario! Fatela rallentare! Mezze vele!
le case. Manca poco ormai. Fermiamoci, ammainate! Ferma, ammainare! Oh, cara Mandy, sei davvero incantevole, come sempre. Dopo tutti questi anni fai vela fin qui a Vineyard per farmi dei complimenti. Stiamo cercando David e Richard Clutterbuck. Anche per me è un piacere. Robert Faulkner, dove diavolo sei stato, eh? Scusate se sono sparito così, amici, ma dovevo occuparmi di affari privati. State lavorando molto? No, siamo in attesa di imbarco. Ma ci servono uomini ai cannoni. Che ne dite di navigare ancora con me? Era ora di tornare a sparare un po'. Benone! L'Aquila è una grande nave. Stiamo armando proprio... Sembra che il tuo amico stia per prenderle. Dov'è Charles Lee? Non mi piace affatto il tuo tono, ragazzo. Io fossi in te non lo farei, Beetle. Bobby Faulkner fa la balia ora? Bene, ti sei accorto che come marinaio fai schifo? Ehi, non voglio risse qua dentro, signori. Neanche fuori, se è per questo. Bobby, prendi i tuoi amici e vattene. Andiamo, amici. I cannoni saranno pronti. Forza. Stava succedendo. Il più vecchio è un templare. Chi era l'altro? Un templare? Il giovanotto è Nicholas Beetle. Nessuno. Un marinaio incapace, guardia marina della corona. Le armi sono pronte? Già, è meglio procedere con calma. Cerchiamo un bersaglio adatto e facciamo una prova. Abbiamo caricato pochi cannoni per iniziare, ma stai certo che c'è spazio per aggiungerne altri, se te ne servono. Vele! Rallentare! Ecco una fregata inglese in pessimo stato. Sembra perfetta per fare un po' di tiro al bersaglio. Porta dietro il bordo tutto! E quando i cannoni sono puntati, ordina il fuoco! Preparatevi, ragazzi! Fuoco! Caricateli! Fate l'ordine! Oh, ragazzo, ora mira dritto alla prua per causare più danni possibili. Per fuoco! Riprova, ragazzo. Avvicinati e fai fuoco dritto sul bersaglio. Pronti al fuoco! Al segnale! Aprite il fuoco! Tira bene, colpisci quei vecchi barili e illumina il cielo! Preparare la portata! Sbaglia cercare! Girevoli! Caricare!
cose che mi interessano. Ah, direi che ti piace il mare aperto, eh? Faremo di te un vero lupo di mare. Ora però è meglio rientrare. Vecchio, mi staccherà la testa, ti ho trattenuto un po' troppo. Voglio le mezze vele! Abbiamo distrutto una bomba, una base di mezzo. Cosa facciamo? Non mi resta che aprire il fuoco! Affondiamola! Adesso! Non abbiamo ancora ricaricato! Al mio segnale! Parate! Un'altra! Quella da dove diavolo è venuta fuori! Le ho io, tutte. Procurami ciò che mi serve e le darò a te. Facile. Hai una nave. Potresti trovare tutto, poi. Chi è quell'uomo? Voi?
Un pazzo che blattera di alcune lettere ricevute dal capitano Kidd. Tutte sciocchezze, ma è un bravo uomo e lo lascio in pace. Parlaci pure se vuoi, ma ti rintronerà a furia di chiacchiere. Comunque, l'Aquila è qui per te. Se ti venisse voglia di salpare, ci trovi qui. Ma adesso ti imploro di tornare a casa prima che il vecchio venga qui a farmi nero. Settimane. E neanche un saluto prima di partire. Scusa. Beh, che stai aspettando? Indossali. Molto tempo fa c'era una cerimonia per queste occasioni, ma penso che nessuno di noi due tenga granché alla forma. Hai armi e abilità, bersagli e obiettivi, e ora sei uno dei nostri. Benvenuto nella confraternita. Bentornato, Desmond. Sarai lieto di sapere che stavolta ho una buona notizia. Sì? Sono riuscito a trovare una fonte di energia. È abbastanza vicina. Oggi si va a Manhattan. È sicuro andarci? L'Abstergo ci starà sicuramente cercando. Beh, certo che non lo è. Però non possiamo star qui sperando nella buona sorte, giusto? Quella fonte di energia è indispensabile. E so che possiamo contare sulla tua furtività. Forse. I Templari hanno accesso a un mucchio di satelliti e circuiti video. Ci serve un modo per coprire il nostro segnale digitale. Eventualmente posso anche camuffare il furgone. Ma non posso fare molto per noi. Io sono pronto. Hanno assicurato oggi che sono pronte a gestire il picco di radiazioni solari. Si prevede che le interruzioni di corrente saranno minime. Se solo sapessero. Che cos'è? Una telecamera a distanza. Ci permetterà di seguirti mentre sei in missione. Con questo potremo parlarci. Ci siamo quasi, quindi ascolta. Il manufatto è in un ufficio dentro a un attico di Manhattan. Dato che è notte, se entrerai normalmente verrai notato. Crediamo sia meglio che tu ti introduca lì dall'alto. Che vuol dire dall'alto? Prova. 1, 2, 3. Sì, ti sento bene. Ora accendi la telecamera. Ho l'immagine. Inizio l'analisi. Ottimo! Ho un segnale bello forte. Ora ascoltami, non ci sono ascensori da qui in poi. Dovrai salire lassù alla cara vecchia maniera.
Solo una cosa, Sean. Vaffanculo. Oddio. C'è un lato positivo, non ci sono guardie qui. Sì, ma anche uno negativo però. Al primo passo falso non sei passato, sei trapassato. Zitto, Sean. Sei quasi, Desmond. Una volta salito in cima a quella gru dovresti essere abbastanza in alto da saltare. Dovrei? Andrà bene, tranquillo. Beh, fossi in te non lo sarei. Sono sicuro che aveva bevuto mentre faceva i calcoli. Sean! E dai, era una battuta. Forse. Salta quando sei pronto, al mio segnale apri il paracadute. Il tempismo è importante. Se lo apri prima o dopo mancherai l'edificio. Thank you.
com'è stato così male? Bene, tu devi essere Despi. Non mi aspettavo questo. Ma temo che non vi restino molte altre opzioni, dai. Tu che sei? Chiedi a tuo padre. Ora dai qua. Non credo proprio. Senti, non sono qui per ucciderti. Ma il capo non mi ha vietato di darti una lezione, quindi... se fossi in te, io... Allora, chi diavolo è Daniel Cross? Che tu ci creda o no, un tempo era un assassino. Anzi, l'assassino, per essere precisi. Ma venne fuori che era un agente infiltrato, mandato dall'Abstergo per spiarci e minare l'organizzazione. Come sapeva che tu eri lì? Forse ci controllano. Mi avranno beccato nella loro rete e avranno mandato Cross a controllare. Se sapessero già dove siamo ora, li avremmo qui. Però, devo dirlo, la vedo molto grigia per le prossime spedizioni. Ho messo delle telecamere lassù. Se arrivano, li vediamo. Ti suggerisco di scoprire dove va inserita la fonte di energia. O se vuoi, puoi tornare da Connor. Tutti i manufatti del mondo sono inutili senza la chiave. Figlio. Ti devo delle scuse, io non dovevo reagire così prima. Devi capire che non sono molto bravo con le parole, anche se viviamo vite straordinarie. Quella ordinaria non mi dispiaceva. Non puoi negare chi sei, Desmond. Me ne sono accorto. Senti, è stupido continuare a litigare così. Lo so, sono stato un pessimo padre. Scusami, mi dispiace. Ma adesso devi capire che le mie intenzioni erano buone. Sei mio figlio, ti voglio bene. Allora mi importava solo che non ti accadesse nulla di male, senza pensare alle conseguenze. Tregua. Volevo chiedertelo appena ti ho visto, ma... la mamma... non sarà... No, no, lei sta bene. Ma abbiamo deciso che era meglio separarci questa volta. Penso sempre al peggio. Beh, per ovvi motivi. Posso almeno salutarla. Mi spiace, è rischioso. Ma quando sarà finita? Già, quando sarà finita. Desmond, eccoti qui. Me lo fai un favore? Forse. Quando sarà finita, vorrei portare indietro l'orologio dell'Animus. Ma proprio indietro, Al tempo della prima civilizzazione. Credi che funzionerà? La qualità era molto buona quando sei entrato in Altair. Anche se erano passati soltanto 1000 anni, mentre io punto a tornare a 70.000 anni fa. Certo, conta su di me. Sono curioso di sapere com'era la vita allora. Ottimo. Scommetto che impareremo molto. Quindi è così che è iniziata. Che stai combinando? Sto ripassando un po' la storia americana. Già, la storia. Insegnano cose un po' strane nelle scuole. E cioè? Beh, intanto non è stata una vera rivoluzione, ma una guerra civile. Anche se non molto civile. Insomma, non era America contro Inghilterra, ma inglesi contro inglesi. E si capisce anche come è iniziata. Una guerra ne ha scatenata un'altra. Dici la guerra dei 7 anni? Esatto. Sembra che la corona avesse speso molto per fare guerra ai francesi. Così si coprì di debiti. Sperando che i coloni avrebbero condiviso quel peso, introdusse nuove tasse. Era una richiesta ragionevole, anche se il Parlamento, beh, gestì molto male la faccenda. Beh, non è molto corretto tassare la gente per una guerra che non vuole. Cosa stai dicendo sul serio? Non hai visto George Washington con Edward Braddock? Era nel mezzo di quella guerra. Quindi la corona spese chissà quali somme di denaro per ottenere le terre per l'espansione dei coloni. E quando chiese loro aiuto,
Ecco, proviamo a metterla così. Re Giorgio e i coloni escono insieme a cena, ci sei? E quando arriva il conto, Giorgio chiede loro di contribuire mettendo la loro parte. Giusto, no? E ricorda che ha già offerto loro la cena per almeno una decina d'anni. Ma i coloni, sostengono di aver ordinato solo un'insalata e un bicchiere d'acqua. Peccato che il tavolo sia pieno zeppo di avanzi di cibo e di bottiglie di vino vuote. E quando il re glielo fa notare, loro che cosa fanno? Oh, rovesciano il tavolo e lasciano di corsa il ristorante, meditando forse di tornare più tardi a bruciarlo. Hai dimenticato la parte in cui il re estrae la pistola e chiede ai coloni di pagare la cena per l'intero ristorante. Giusto, sì, giusto, certo. Se avesse estratto la pistola, e non sono sicuro che l'abbia fatto, sarebbe stato solo l'ennesimo tentativo di far pagare ai coloni la loro giusta quota. Ma come si fa a stabilire la giusta quota di qualcuno? A quanto pare con una guerra. Chissà quanti posti del genere esistono. Ce ne sono decine, in tutto il mondo. E nessuno prima di noi li ha mai scoperti. Non penso sia così. Eh? Quando ero all'Abstergo, Vidic parlava di nascondere le scoperte fatte dai non templari. Ho idea che l'abbiano fatto più volte. Sapranno un mucchio di cose. Ti penti di aver scelto noi? No. Penso invece al momento in cui sconfiggeremo quei bastardi e accederò ai loro archivi. Volevo chiedertelo appena ti ho visto, ma... la mamma... non sarà... No, no, lei sta bene. Ma abbiamo deciso che era meglio separarci stavolta. Penso sempre al peggio. Beh, per ovvi motivi. Posso almeno salutarla. Mi spiace, è rischioso. Ma quando sarà finita? Già. Quando sarà finita. Questi sono tempi difficili. La già precaria alleanza fra la corona e i suoi sudditi vacilla. Ma dietro a entrambi ci sono i templari, intenti a tirare fili e muovere pedine. Sappiamo che ambiscono all'ordine e al controllo. Ma come agiscono qui? Chi li sostiene? E quali cospirazioni sono già in atto? Tutte cose che devo scoprire. Perché solo conoscendo il nemico posso riuscire a fermarlo. Connor! Hai un momento? Ma certo. Guarda qui. Che cos'è? Uno Shenbao, o dardo da corda, se preferisci. Uno dei molti progetti lasciati da Shao Yu per... Ma... Scusa. Dovremmo lavorarci su. Ganendogo? Sì, amico. Cosa ci fai qui? Tutto bene al villaggio? Per ora. Perché? Che è successo? Degli uomini sono venuti a scacciarci. Dicono che la terra è venduta e che la Confederazione è d'accordo. Abbiamo protestato, ma non ci danno retta. Dovete opporvi. Non possiamo opporci ai capi tribù, ma anche tu hai ragione. Non dobbiamo arrenderci così. Hai un nome? Sai chi è il responsabile? Si chiama William Johnson. Dov'è Johnson ora? A Boston, per il contratto di vendita. Vendita? Questo è un furto! Connor, sta attento. Sono uomini potenti. Che cosa dovrei fare? Ho fatto una promessa al mio popolo. Se vuoi davvero salvare il villaggio, cerca Sam Adams a Boston. Lui potrà aiutarti. Ma che stai facendo? Quando la mia gente va in guerra,
si pianta un'ascia in un palo per segnare l'inizio. Se si torna vittorioso, si recupera l'ascia. Beh, potevi usare un albero.